con le regioni e poi subito dopo Draghi ha tenuto una conferenza stampa. In questa conferenza stampa ha mostrato ottimismo sull'andamento, anzi meglio sull'accelerazione della campagna vaccinale, soprattutto nei confronti delle categorie più fragili, gli over 80 in particolare. Poi Draghi è stato anche però molto duro nei confronti dei cosiddetti furbetti saltafila che purtroppo ci sono e ci sono stati. Comunque facciamo il punto sulla situazione della campagna vaccinale nel nostro paese con il dottor Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buongiorno presidente. Buongiorno. Buongiorno Marco, buongiorno Monica. Allora presidente, io ho letto che ieri sia la Francia che la Spagna sono arrivati quasi a 500.000 dosi di vaccino al giorno, quindi loro ci sono già arrivati, mentre noi speriamo di arrivarci entro il mese. È più o meno così? Speriamo almeno di arrivarci entro il mese? Ma guardi, il piano elaborato dal commissario Figliuolo prevedeva 210.000 dosi la settimana a partire da metà marzo e 300.000 da fine marzo e poi 500 ad aprile. Il confronto con altri paesi è sempre un po' complicato perché noi non conosciamo, diciamo, le tempistiche delle loro forniture. In Italia quello che è successo è una cosa molto strana. Del portafoglio di quasi 15 milioni di dosi che noi avevamo per il primo trimestre, un terzo di queste, quindi più di 4 milioni e mezzo, ci sono state consegnate praticamente tra il 22 di marzo e il 4 di aprile. Quindi se non c'è una sincronizzazione tra la quantità di vaccini che arrivano e la capacità delle regioni di somministrare, ogni ragionamento, voglio dire, che si può fare su quella che è la capacità complessiva di somministrare i vaccini salta, perché arriva poi una quantità enorme di vaccini che poi richiede una certa quantità di tempo per smaltire. Cerchiamo di essere un po' più ottimisti per marzo, anche se ci sono alcune spie, Johnson & Johnson probabilmente slitterà le consegne a fine aprile rispetto a metà aprile, AstraZeneca ha già tagliato una parte di dosi, ecco, bisogna vedere poi con quale, diciamo, regolarità arriveranno queste dosi di questo portafoglio del secondo trimestre, che invece è molto ricco perché prevede oltre 52 milioni di dosi. Quindi, per capirci bene, Presidente, poiché Draghi ieri l'ha esplicitato, diciamo ancora una volta, entro fine aprile, confermato l'obiettivo Figliuolo, 500.000 dosi di vaccino al giorno, lei la vede come una possibilità concreta oppure no? Ma guardi, la possibilità, come dicevo, è legata primariamente a quella che è la consegna dei vaccini. Adesso abbiamo, diciamo, una buona riserva perché, come dicevo, sono state consegnate, peraltro sono arrivate un altro milione e mezzo di dosi Pfizer che appartengono al secondo trimestre. Poi c'è di risolvere anche qualche problema logistico, perché abbiamo notato che nei fine settimana, in particolare la domenica, c'è un crollo delle vaccinazioni, quindi per mantenere costante la quantità di vaccini somministrati probabilmente c'è bisogno anche di un supporto ulteriore al personale sanitario, che evidentemente ha bisogno anche di riposare durante il fine settimana e necessita di forze fresche che vengono, diciamo, da quello che è il mondo extrasanitario, come un po' è previsto complessivamente dal piano. La cosa fondamentale, dottor Cartabellotta, è riuscire a vaccinare il più possibile gli over 80, cioè le categorie più fragili, quelli che sono più a rischio, quelli che vanno di più nelle terapie intensive. Ma questo credo che il Presidente Draghi l'abbia lasciato emergere sia ieri sia nella conferenza stampa precedente, noi lo ribadiamo da mesi ormai, perché è evidente che le stesse strategie che noi utilizziamo per riempire meno gli ospedali, ovviamente fare morire meno persone, che di fatto coincidono con tutte le restrizioni che stanno nelle zone a colori, paradossalmente coincidono con quella che è una maggiore copertura delle persone anziane, gli over 80 in particolare per quello che riguarda i decessi, e la fascia 70-79 per quello che riguarda il livello di ospedalizzazione. Siamo ancora molto indietro, perché degli over 80, che ricordo ai vostri telespettatori sono oltre 4,4 milioni, poco più di un terzo ha fatto la doppia dose e circa il 30% ha fatto solo una dose. Il problema importante invece è nella fascia 70-79, quella che di fatto riempie di più gli ospedali, dove praticamente solo il 2,2% ha completato la doppia dose e il 14% ha effettuato solo la prima dose. Quindi questa è una priorità importante, perché se non si aumenta la copertura di queste fasce è evidente che diventa più complesso poi allentare le restrizioni.
Certo. Chiaro. Senta, Presidente, veniamo alla, come dire, all'analisi della contabilità quotidiana che facciamo sempre sull'epidemia. Siamo oltre 17.000 contagi, con i decessi che rimangono altissimi, 487 persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore, 4.7 il tasso di positività. Però, insomma, sembra che in qualche modo la curva stia rallentando, ce lo conferma? E poi l'altra domanda che le volevo fare è questo: dal momento che ieri, insomma, ci è sembrato di capire in conferenza stampa con il Presidente del Consiglio che, insomma, l'obiettivo è quello di riaprire anche prima di quello che si era pensato, secondo lei ci arriverà un prossimo decreto? Questa mattina sui giornali si legge un decreto intorno al 12 aprile, proprio per cercare di ridefinire quelle mappe del rischio che fino a ieri, insomma, avevano escluso aree gialle, cioè considerate a basso rischio per tutto il mese di aprile. Ma guardi, rispetto all'andamento dell'epidemia, noi quello che abbiamo documentato è che nelle ultime due settimane si assiste a una riduzione del numero dei nuovi casi settimanali, sono stati praticamente nell'ultima settimana circa il 10% in meno, l'11% esattamente, però a fronte anche di una riduzione dei tamponi. Ecco, quello che noi stiamo vedendo è che se da un lato i nuovi casi scendono, e come vedete anche dalla grafica scendono molto lentamente, sono dei gradini molto piccoli, la pressione sugli ospedali continua a rimanere alta, in particolare nelle terapie intensive, ed è questo l'elemento che preoccupa di più l'esecutivo. Cioè, come vedete, ci sono oltre 14 regioni che stanno sopra la soglia di saturazione del 30%, che regioni che addirittura superano il 50%, verosimilmente perché è cambiata un po' la popolazione che affolla le nostre terapie intensive. Sono soggetti più giovani, che hanno una più bassa mortalità, però hanno una degenza media più lunga, e quindi questo rende più difficile il loro svuotamento. Per quello che riguarda, diciamo, la possibilità di ulteriori riaperture, noi sappiamo che l'ultimo decreto prevede, diciamo, l'assenza di zone gialle fino a fine mese. Io credo che ci sia la possibilità e la disponibilità da parte del governo di rivedere un po' tutto, tenendo conto, come abbiamo sentito anche ieri dal Presidente Draghi, che un altro parametro che sarà inserito nella valutazione delle regioni è la copertura delle persone fragili, un po' quello che dicevo poco fa: più noi proteggiamo i fragili, più possiamo allentare le restrizioni. Certo è che ancora siamo nel pieno della terza ondata, i dati sostanzialmente dicono questo. Chiarissimo. Grazie, grazie dottor Cattabellotta. Grazie a voi. Grazie. Adesso...